Buonasera cugino, che picchia hai fatto stasera? Abbiamo fatto Zoe Jungle e Blitz Attack Speed. Sempre Jungle. Allora, non mi sono divertito molto con i pick di prima. Nonostante comunque le partite secondo me siano state divertenti e intrattenenti da vedere. Adesso finalmente giochiamo qualcosa di più interessante, ovvero Trash AP. Questo già mi piace di più, però non è un Trash AP normale, non un Trash Full AP tipo che deve one-shottare con la Q. Questo è un Trash Salamandra Build, quindi è un Trash che fa sia danno con gli attacchi base e sia con le abilità perché scala. Quindi andiamo a provarlo. Bancata o c'è di peggio? Yasuo col Windwall potrebbe dar fastidio ai grab, eh? Però Katarina mi dà molto fastidio. Secondo me in quest'elo è più giocato a... è più giocato a Yasuo di Kata, quindi facciamo così. Allora, di solito con la Salamandra build si mette il Conqueror. Però Thresh è considerato ranged o mischia? Per il Conqueror. Perché se è mischia, poi benissimo. Però secondo me è considerato ranged. Me l'hanno piccato. Ma porca puttana. Come non detto. Come non detto. Allora facciamo Teemo. Che dobbiamo fare? Se no, cos'altro c'è? Vladimir full AP. Vabbè, ma Vladimir full AP penso che sia molto molto semplice e molto facile da fare. Se no possiamo giocare a League of Legends in modalità creativa con Mordekaiser. Yone AP, c'è anche Yone AP da fare, sì. Facciamo Teemo. Capitan Teemo in azione. Facciamo questo. Muto all, nel dubbio. Vai morde creative. No, neanche Ione si può fare, bannato. E piccano Katarina, attenzione. Vedete. Cosa avevo detto prima? Secondo me è più giocato Yasuo. Cheat. Le ultime parole famose. Non banno Katarina una volta. La banno sempre. Stavolta ho detto, ma pensiamo, facciamo un po' un ragionamento. Dai, Katarina non lo giocherà. Banniamo Yasuo. Pac. Ma veramente. Ma si può. Sembra fatta apposta, veramente. Ovviamente Barrier, perché è fortissimo. L'Ape Teemo. Questo sì che dà fastidio. Buonanotte, Terry. Già fa schifo così Yone, figuriamoci farla AP. Mi sono girato un attimo ed ha perso Teemo. Che è successo? È successo che i nemici hanno piccato il mio champion e ovviamente hanno piccato anche Katarina. Non poteva andare peggio. Katarina, livello 18 di maestria. Quanto equivale come punti? Cioè, tipo 10 livelli a quanto equivalgono? Se Lucifer sottolineatura L ha più punti canale di tutti ed è diventato il re della chat. Complimenti, Lucifer. Buoni complimenti. Hai più punti canale di tutti, bravissimo, il re della chat. Lui li risparmia. E un giorno proporrà 2000 pick e per tutto l'anno gioco solo quello che vuole. Allora, ok, anello di Doran e via. Benvenuti nella landa degli evocatori. Ma anch'io banno sempre Kata, premi tasti a casa e ti one shot. Esatto, cioè mi dà proprio fastidio avere contro Kata. Probabilmente è quello che farà. 30 secondi alla generazione dei minion. Vado avanti io. Dai, però Kata è una bella skin, micio miao. A me piaceva di più la vecchia Kata, quella mi piaceva un bot. Poi da quando l'hanno reworkata ho smesso di giocarlo. La 2 Yumi e Lulu è già fatta. Me la sono dimenticata perché non è segnata nella stanza picchi in coda. La segno subito, aspetta un po'. Ok, l'ho segnata. E l'ho segnata... prima degli altri. La vecchia Kata non aveva le daghe che lasciava per terra. Erano tutte skill praticamente istantanee. Era molto forte.
Oh, beccati questo. Non vuole farsi ittare, eh? E dà fastidio alla petta. Mi sto facendo più danno io attaccandola, perché mi attaccano i suoi minion e mi fanno un danno bestiale. Gli attacchi di Teemo così lenti. Che faceva l'abilità? Ma più o meno la stessa identica cosa di adesso. La Q lanciava la lama che era, andava su tre nemici. La W faceva danno intorno a lei. E forse davamo in speed, e la E si teletrasportava sul nemico, la R girava intorno. E faceva danno a tutti quanti. Voi direte, ma allora è simile adesso? Ma è cambiata completamente, perché adesso si basa il gameplay su giocare attorno alle lame per terra, cosa che prima non esisteva. Ok, ok, dai. Per essere stato un 1v2 a livello 3, non è male. Questo. L'oggetto più forte del Nashortut. E ve lo dico sempre, ragazzi, se dovete scegliere tra gli item AP del Nashort, tra questo e questo, prendete questo. 45 AP, questo ne dà 25, quindi 20 in meno, che è quasi la metà, per solo 10 abilità e costa pure 50 in più. Invece così prendi questo e pure una pozza. E dai più danno. Tanto per 10 abilità non cambia un cazzo. Il mio pick che ho scattato oggi l'ha segnato nella lista. Allora, dovrebbe averlo segnato. Oh, attenzione, Phoenix. Arrivano i Regaz. Se vai nella stanza pick in coda su Discord, vedi se l'ha segnato. Madonna, è stato fortissimo. Questa è l'Erk. Ehi, Pinork, ma che fai? E comunque, la stanza pick in coda la trovi su Discord. Devi collegare Discord a Twitch per poterla vedere. Non sono Saba, ho speso 50.000. Ah, ok. Allora, se hai speso 50.000 per mettere un pick in coda, dovrei attendere molto di più. Perché i pick con i punti canale li facciamo quando finisce l'evento sub. Però sì, quindi da giugno lo faremo. Abbiate pazienza, ragazzi. Però in questo periodo c'è l'evento giugno, cioè l'evento sub. Con che elo giochi? Nessuno. Non gioco in nessun elo particolare. Quello che capita. Non c'è un elo nelle mie partite, la gente è a elo random qui. Ok. Madonna, che paura che c'ha sta Kata. Si è svegliata solo prima con Brand e basta. Tic. Volevo tirare un altro hit, sarebbe stato molto più worth. Guardate, lei ha premuto tasti a casa e mi ha quasi ucciso adesso. Nonostante io la stessi spaccando di poke con gli attacchi base e tutto. Capite perché è un bastardo champion? Perché alcuni suoni sono veramente sbilanciati? Devono darmi tipo più cariche di funghi quando la sblocchi stabilità. Oh, attenzione! Il jungler fa qualcosa! Il barrier! Nessuno mai se lo aspetta! Oh oh oh! Quanto è forte! Ma quanto è forte! Un nemico è stato ucciso. Ma
Molto bene. Io comunque mi ricordavo che tu avessi fatto la sub, Papo, per quello. Prima c'era un ragazzo che aveva un X simile al tuo, allora, che si è abbonato. Fammi vedere un po' chi era. No, me la sono sognato. Mi sono sognato, allora. Barrier Diff, eh sì. Lei ha messo l'Ignite, ma l'Ignite non batte il Barrier, anzi il contrario. Sta andando molto bene i game, Luisone. Sono divertenti. E l'importante per me è quello, che vi divertano. Picchi esotici anche troppi. Adesso finalmente qualcosa di normale come un team OP. Prima abbiamo fatto Zoe Jungle e poi Blitz Attack Speed. No! È andata via. No, non andate sulla mia fungo, no! Vabbè, in realtà sì, dai, hanno fatto un po' di danno sti funghi. Allora, teniamo questo minion qua, tanto ormai di danno ne abbiamo preso abbastanza. Niente. Cazzo. E niente, il brand giungla, eccolo qua, il meta. Il meta arriva. È difficile Teemo come pick? Ma io penso di sì, per il semplice fatto che Teemo non è un champion super forte, quindi è difficile carriare con un champion debole. Anche se magari è facile da giocare, non significa che allora sia forte. Tipo Garen, no? È facile da giocare, però non significa che allora arrivi master. Sì, sì, sicuramente è fastidioso. Però forte Teemo, no. Non lo penso per niente. Ci sono champion che sono forti. È solo fastidioso Teemo. Ok. Stavo pensando che forse come runa, invece che il Conqueror, è molto meglio il PTA. Penso di sì. Prossima volta PTA. Olè! Però molto bene. 127 AP, 103. Ok, dai, in realtà il Conqueror in questo momento mi ha dato tipo una roba come 20 di AP in più durante questo fight. Doppia uccisione nemica. Ok, ok. Ora abbiamo questo, potremmo fare sì, scarpe e magic pen, forse meglio. ...3-0 brand, quello è quella, è il champion che ci spaventa di più. Aumentano di un 20 al secondo per i mostri. Quel nuovo item lì di brand è veramente fortissimo. Poi ci sta, faremo anche Teemo con full bruciatore. La skin è fastidiosa perché è proprio un'ape, esattamente come il fastidio che dà Teemo ai nemici. Ok. Cazzo! C'è anche sto tizio qui! Niente. Abbandonato così dalla squadra.
Top Diff. Dov'era il mio Draven? Quando Renekton mi stava aprendo in due. Dov'era il mio Draven? Unlucky. Io ci ho provato ad aiutare il jungler, ma non lo avessi mai fatto. Sono solo perito io e basta. Ma cos'è la botlane Vexa di C? Sì, è Lissandra support. Particolare. Però secondo me è molto efficace. Magari non lo, loro no, però è forte secondo me. Io lo proverei. Hanno un botto di CC. Un engage devastante. E tanti danni ad area, quindi molto forte. Che poi loro facciano schifo è un altro discorso. Distruggiamo un po' di torre, dai. Madonna, quanti danni che tira Brand. Ha già l'oggetto completo, sì. Ai ai ai. L'ha appena comprato, quindi mi ha appena fatto 187 danni solo con quell'item lì. Come facciamo a battere una roba del genere? Oh sì, così! Meno male, guarda, sto godendo tantissimo. Io odio Katarina, lo sapete bene. Quindi sono contento di vederla soffrire. 5 gold, adesso prende bot e nessuno sta difendendo questa, quindi mi prendo due plate almeno. Sì, Mouse, mi piacerebbe molto fare tornare le troll squad. Però volevo farle tornare con anche un gruppo di streamer. Per fare proprio la troll di streamer. Però è una cosa che organizzerò più avanti. Tra un mese al massimo. O poco più, adesso vediamo. Perché ho altri progetti intanto che voglio mettere in atto. Quindi prima quelli. Ma quanto è forte questo barrier? Aiuta tantissimo. Il barrier, ragazzi, è broken. Ma per chi mi conosce e mi segue già da anni, io lo uso sempre. Poi adesso è stato pure buffato, quindi non avete più scuse per non giocarlo. Baita la gente che è una meraviglia. Cioè, uno non se l'aspetta e lo stompate. Spero lo nerfino nella prossima patch. Mi sembra un po' too much ora come ora Brand. Sì, ma... cioè, il fatto che abbiano creato un oggetto che fa danni nel tempo quando esisteva già Lee Endry lo rende troppo forte, cioè... quindi, sì, deve essere nerfato Brand. Perché già prima era forte ed era in meta, ora che cazzo è successo? Non ci vieni qua su questa? Potrebbe arrivare Brand. Top sta prendendo il cazzo altamente. 3-1-1-3. Riempiamo tutta questa zona di funghi, almeno diamo fastidio. Qui sarà molto più difficile fightare per loro. Ecco, dovrei fare questa cosa con Timo. Riempire una zona di funghi e scappare verso quella zona, se devo scappare da qualche parte. No, forse facciamo la torre. Questo è buonissimo. Apriamo la mappa un po' di più. Il barrier, signori! Ma quanto è forte! Cioè, ogni volta che mi ingaggia io ho il barrier. Fortissimo. Un nemico è inarrestabile. Hai ucciso un nemico.
No. Serie di uccisioni interrotta. Meno male che l'ho attaccato. Ok, ha distrutto una torre però poco male. Non so come mi abbia hitato. Cosa cazzo mi ha hitato della passiva di Brand? Forse la ulti? O l'esplosione di Draven vicino a me? Una roba del genere sicuramente. Ok. Andiamo così. Sembra un replay di che cosa? Ma ricordo male io, la richiesta per Timo era Liendre Torcia. No, nessun... questo è un altro Timo, non è la stessa richiesta, me l'avete richiesta più volte. Ciao Alba Grande, grazie dei 4 mesi! Buonasera! Questo non è il Timo che è stato richiesto con Liendre Torcia. Ciao cugino, come sta andando stasera? Vedo parecchio usare maligne nel suo Timo per avere spesso i funghi. Sì, infatti è molto forte come strategia. Non è quella che stiamo facendo adesso, però. Tutto bene, tutto bene. Grazie mille, Alba Grande. Stanno tutto bene. E adesso che ti sei abbonato, ancora di più. Anche perché adesso puoi anche scegliere un pick che io dovrò giocare. Sì, sì, vediamo. Tra un minuto abbiamo il barrier e Kata muore. Godo. Tra l'altro siamo a 12 sub su 20, ragazzi, per riscattare un... per riscattare la pancia di briciola in live. Attenzione, gold reset su Kata. Buono, buono. Grazie, grazie, grazie. Troppo gentile. Dimmi che muore. Sì, 300 gold almeno. Il Timo Salamandra build. Mi piace. A posto. Dai, fortino, è fortino questo Timo. Scusa, facevi Timo Liendre Torcia e facevi due picchi in uno? No. Questo è diverso, ragazzi. Questo è Timo Salamandra build. Non ne sono previste Liendre Torcia in questa build. Voglio fare le cose fatte bene, ragazzi. Le faccio due diversi, scusatemi. Ci sono molti modi di giocare Timo. Si può giocare col Malignance, si può giocare con la Salamandra build, si può giocare full DPS, si può giocare full CDR per mettere funghi in continuazione, si può giocare giungla. Cioè, sono molti modi di giocare un champion e quindi non facciamo la stronzata di mischiare le robine solo per accontentare più persone in chat. No, io accontento tutti facendo quella cosa che è giusta per tutti. Veramente, sì, c'è l'evento sub. Fino al 6 giugno ogni persona che si abbona può scegliere un pick. Ah, ma era alleato quello. Io pensavo fosse un nemico, ero lì che è tipo... Non ho... Sparate al fungo, sì, è letale. Oh, riempiamo questi cespugli di merda. Allora, quanto durano i funghi? 5 minuti. Qua non sono serviti a un cazzo, in realtà. Ho il barrier, raga. Ormai scappa. Sì, scrivilo in chat che il mod Phoenix lo segna. Mi coacheresti da bronzo a gold? In realtà volevo riattivare i coach privati. Che sono a pagamento. Però non... adesso in questo periodo non ho tempo. È un'altra di quelle cose che sono in progetto di fare. Tante tante cose, ragazzi. Però per i sub ci sarà una bella sorpresa che magari a alcuni può piacere. Quindi tenetevi aggiornati nel Discord sulla stanza sub perché arriverà una sorpresina carina. Molto bene, molto bene.
Hanno preso il drago. Mannaggia. Facciamo una torre bot fatta. In realtà, ok, andiamo meglio. Mi piacerebbe un talon mid full letality. Perfetto, Alba Grande. Noi lo segniamo, non lo farò oggi, non lo farò domani, non lo farò dopodomani, perché ci sono molti picchi in coda, però prima o poi lo farò, quindi arriverà. In caso te lo recuperai sul tubo, se la partita è bella uscirà anche lì. Foto del pippo del cugino su Discord? Quella sarà... costa molto. Almeno 4 quella. 4, non si sa cosa. È quello il problema. Faccio come a scuola e faccio arrabbiare le maestre di matematica. La Blitz Jungle l'hai fatto? Sì, l'ho appena fatto. Ultimo game. Però era un Blitz attack speed. Allora, adesso Rabadon. Dobbiamo pomparci di più il danno, l'AP. 50 sub sono a gioco Katarina per 50 sub. Ecco, tutti cioè voi vi state tutti abbonando con la sub e nessuno ha ancora proposto Katarina, perché giustamente non potete farlo. Non lo sapevate, perché cioè ancora non ho mai detto uno che mi ha proposto tipo "Oh Katarina". Se no avreste sentito "No, Katarina non si può proporre", tutto tranne quello. Però effettivamente siete stati bravi e non l'avete proposta per sbaglio, anche perché ovviamente vi avrei detto di no. Quindi complimenti per non aver sbagliato inconsapevolmente. Cioè, avete fatto giusto inconsapevolmente, è incredibile. Che brava community. Sapete cosa non mi piace e non me lo proponete. Brucia. Prendo la lanterna tua. Corre, corre, corre. Guarda come corre sto timo. Oh, ma da che distanza mi prende sto brand? Back. Certo però che Kata è cara. Assolutamente sì, Tonno. C'è un motivo per cui Katarina è cara. Non mi piace giocarla. La volete? Sapete che è tipo il champion che odio di più di tutti? Non costerà poco. Volete vedere la mia Katarina? Quella vale molto. Ti ha fatto un K con la E? Probabilmente sì, si ha tutta sta roba. Ti toglie la vita in percentuale con la passiva più gli Endri più quell'altro oggetto lì, ti toglie danni nel tempo che aumentano col tuo AP, cioè non è poco, non è poco. Non segue. Un alleato è stato ucciso. Serie di uccisioni interrotta. Ciao Kata. Benvenuta nella trappola del Vietcong. Questo si è preso un po' di funghi e si è ritirato invece. Venti secondi al drago infernale. Oh, questo punto proprio è terribile. Non si passa di lì. Eh no, io tolgo gli attacchi base. Ciao. È un piacere fare la tua conoscenza. Tu togli i proiettili, ma io ti tolgo direttamente i tuoi attacchi. Come la mettiamo?
Forza, forza, questo ragazzi, questo. Lo facciamo uscire il drago che così Brand ha difficoltà. Ok. Tankalo tu, grazie. Molto bene, questo team, ragazzi, prende gli obiettivi. De patatimo, de patatrack. Cos'è Katank? Però Katank era stata molto... Sì, sì, Caterina Tank è Katank. È stato molto divertente, ma secondo me è stato un caso che è venuta bene, così bene quel pick. Quindi non sfidiamo la sorte a riprovarla. Non ci tengo. Non ci tengo particolarmente. Intanto però il nostro team Salamandra Build, ragazzi, sta avvenendo che è una meraviglia. 12-3. E stiamo sfondando pure Katarina, cioè... Già solo per questo è il pick più forte della storia. Oh, ma sti carretti non muoiono con i danni del tempo, mannaggia loro. Io riempio tutto di funghi. Cazzo, non muore, come mai? Ah, c'ha la danza della morte eppure mangia magia. Quindi subisce danni nel tempo nel giro il 30% dei danni in meno che subisce nell'arco di 3 secondi. E se mi uccide vengono tolti, infatti è successo questo. Inoltre a Magic Crisis più quando scende sotto una certa soglia ottiene uno scudo. E poi pure questo che otteneva uno scudo. Cioè, immortale. Il Broski è immortale. Ha scelto la via dell'immortalità. Per ora, con la Lich Bane e soprattutto con la Void Staff le cose cambieranno. In tutto ciò è killato Kata, davvero? No, Kata ha killato me. Non ero comunque 13-4 due secondi fa? L'ho killata io Kata, sei sicuro? Ero 12-4? Non ci ho fatto caso. Meglio così. Come disse Jin, il 4, sì. Draven le mani. Beh, Draven top 1-7 contro Renekton non ha fatto una grande figura. No, non è morta. Sì, sì, l'ho vista morta perché c'era il countdown ed era grigia. Però non pensavo di averla uccisa io. Zio, ma sul tuo sito hai anche aggiornato gli item? Tutto aggiornato, ragazzi. Tutto aggiornato. Tutte le build sono aggiornate con i nuovi item, anzi, lo guardate una per una e pensate proprio con i nuovi oggetti. Ci ho lavorato per 2 giorni interi ininterrottamente, quindi direi che... Trovate tutto aggiornato, anzi, vi invito, se lo usate e trovate dei bug, a scrivermi che così fisso tutto. Cioè, se trovate tipo una build con tipo, ah, questa build c'è un oggetto che non esiste più, oppure queste robe qua, ho trovato l'anatema che l'hanno tolto il rasoio, queste cose qui, o rune sbagliate, che ne so. Se trovate qualche bug, scrivetemi che fixo. In alcune build potreste trovare item vecchi, ma c'è palesemente scritto tipo questa è una build vecchia, la teniamo qui come ricordo. Quindi se c'è scritta sta roba, giustamente, non... Sono tipo poche le build così, sono tipo 2 che mi ricordo. Magari sono anche 3 o 4, però su 100 build nella sezione Troll Pick solo 2 mi ricordo che hanno questa scritta. E quindi è difficile che vi imbattiate in una build del genere, non vi preoccupate. Il sito finora mi ha fatto divertire tanto con i pick, quindi very good job. Molto bene, Luca, sono contento. Ovviamente tutte le build che trovate nel sito sono sempre... L'ho ucciso io! Non ho fatto niente! Mi prendo il merito! Oddio, voglio uccidere anche lui. Funghettos.
Sì, l'ho ucciso io. A che prezzo? Ho perso tutta la vita, l'ho fatta perdere a tutto il team, ma non importa. Brenda ha smezzato tutti noi. Che cazzo di champion. Quarto drago? Quarto drago? Ehi, qualcuno ha detto quarto drago, soul point. Comunque dicevo, tutte le build sul sito sono ovviamente dei consigli, delle ispirazioni, così, cioè delle idee. Poi ovviamente ognuno può prendere e cambiare le build come gli pare. Se ad esempio vi piace, che ne so, il trash AP che ho messo sul sito, ma a voi piace di più un altro item rispetto a quello che faccio, vi trovate meglio, l'ho giocato pure meglio, perfetto, allora fatelo così. Io alla fine do solo dei consigli e delle idee, ecco. Mi ammazza il drago. Tutti morti! Com'è morta Lissandra? Cosa è successo? Forse devo continuare a fare il drago e fregarmene il cazzo. Non ho capito. Minchia, ma lui è full magic res proprio. Male male. Adesso compriamo questo. 13% di magic. Beh, vai. Buonasera, Mazi. Comunque, mannaggia, stavo provando la pentakill di LeBlanc e mi sono fermata la quadra facendo 28-1 in rank. Cazzo, Dark Orbit, ti manca poco, dai, ci sei vicino. Altri 5-6 game, secondo me ce la fai. Kat ha venduto la Lich e si è fatta Kraken. Come mai? È impazzita! Poverina! Ancora peggio per andare contro uno che toglie gli attacchi base. Era molto meglio la Lich. Certo che Draven non ha mirato al Baron, ha mirato qua. Poteva mirare qua, beccava al Baron, no. Folle. Prendiamo il red su. Andiamo top. Cata col Kraken. Che tra l'altro non dà più nemmeno critico, no? Oh! Madonna, ma quanti ne aveva? Era ricca. L'abbiamo svaligiata. Ok. Quanto mi manca per questo? Ancora 1000. Purtroppo. Via. Soddisfacente questo fungo. Allora, adesso loro sicuramente pusheranno un botto. Però io posso fare uno scherzo mega galattico. Ovvero posso andare a togliere i minion che arriveranno in futuro. Un nemico è stato ucciso. Un alleato è stato ucciso. Così non pushano più. Inoltre l'abbiamo poi ucciso tutti. Ah vabbè, a posto. Io ho detto vabbè, togliamo i minion così non pushano. E invece il mio team ha vinto tranquillamente. A saperlo, ginavo anch'io il fight. E invece no, facciamo qualcosa di più divertente. Uccidiamo Katarina. È sempre bello quello. È la mia attività preferita di questa partita. 13 secondi al barrier, questo vuol dire solo una cosa. Che danno si è preso. Eh sì, questa giungla è un po' pericolosa. Vediamo se arriva qualcuno. Madonna, quanto dura sta cosa di Brand. La tua squadra ha distrutto un turno. Molto bene. Ma immaginatevi le blind pick, non esistono più però, mi sa. Sì, esistono ancora, si può trovare tipo un timo contro timo. Pensate che casino. Mi sta divertendo più del previsto sto game, questo qua di timo.
Ma vedete che Timo alla fine è simpatico da vedere. Non è super mega forte, però è simpatico. Puoi farci tante belle, belli scherzetti con lui. Soprattutto con le build pensate apposta per gli scherzetti. Quelle basate su piantare funghi e tante robine. Però alla fine anche questa build... Diciamo che questa è più la build da tryhard, secondo me. Perché hai tanti danni alla fine. Un po' più di vita con degli altri. E è più consistente nel DPS e in fight. Mentre ad esempio le altre full danni nel tempo, full CDR, sono più basate sul fastidio. In normal c'è il blind pick. No, c'è la partita rapida, mi pare. Però non so come funziona. Probabilmente anche quella... In quella puoi beccare il champion uguale ai tuoi contro. Questo drago è importantissimo, raga. Dobbiamo farlo. Uscirete col brand? Benissimo. Mazza. Io ho messo quel fungo lì prima di morire. Oh, no! Oh! Quasi. Forse se avessi preso questo, moriva. Oppure se prendevo il collector un attimo. Però quanti danni che gli abbiamo fatto. Bene, bene, bene. Ora il drago è nostro, però. Non ce lo fotte nessuno. Quanta cazzo di HP ha questo? 4447. Ah, ma ha preso la Warmog. Dio mio. Trash veramente un incubo. Sono proprio curioso di vedere i danni a fine fight. A fine game sarebbe sicuramente alti, però anche nei fight sì. Dai, dai, andiamo. Allora, secondo me, top damage della partita, probabilmente Brand, perché con questi oggetti che fanno danni nel tempo è sempre il primo in danni. Se sono io mi sorprenderei molto. Non me l'aspetto, perché... Cioè, vedo Brand e dico, cazzo, Brand è sempre fa più danno di tutti. Se sono io, tanto di cappello. Della mia squadra probabilmente sono io. Non mi viene in mente nessuno che possa aver fatto più danno di me. Forse Draven, perché ha fightato continuamente contro un tizio tank... perdendo e quindi gli tirava un sacco di pizze ma senza ucciderlo e quindi continuava a fare danni. Niente, hanno preso 3 draghi infernali, ragazzi, prendo 4 sono, cioè, proprio è la cosa peggiore che può succedere. Full danno i nemici e noi esplodiamo. Oh beh, questa cosa qui ha appena fatto scoppiare Brand. Va bene. Cioè, ragazzi, non è possibile. Brand mi ha sciolto. Mi ha lastittato Samira. Però, cioè, Brand mi ha tolto 3000 HP. 3000 HP. Mentre era stunnato, morto. Perfetto. È veramente fortissimo, Brand. È veramente rotto. Serve, penso, la Banshee a sto punto. Al posto delle scarpe, prendiamoci un po' di Magic Resistance. Perché non siamo insieme? No, no, no. We don't have to stay together. Or Brand R will kill us. Will kill all of us. Cioè, noi siamo stati vicini e ovviamente la ulti di Brand è rimbalzata e ha fatto bordello. Ecco, guardate, Draven. Ok, vabbè, c'è anche un team inguardabile. Vex ha preso il Baron! Ritiro quello che ho detto. Il mio team guardabile tranne Vex. Brava. Ok. Nessuno di noi ha il Baron, ma nemmeno loro, che è la cosa positiva. Riempire lo spawn del drago di funghi. Sai che ci potrebbe stare? Quanto durano? 5 minuti. Quindi, ok, 2 minuti e 40. Abbiamo un po' di tempo per riempirlo di funghi. Adesso creerò il posto di blocco più grande che si sia mai visto al mondo.
può guardare direttamente quello? Mi sa di no. Non così almeno. Ma tanto la togliono. Ok. Un minuto e 50 per piazzare funghi, eh? I miei funghi hanno un cooldown di 15 secondi. Non posso mettere tutti i funghi qua, perché non si sommano il danno dei funghi, ragazzi. Però posso fare questa cosa qua per impedire ai nemici di arrivare. Stiamo creando il posto di blocco. Qui non passa nessuno. Ovviamente hanno tutti lo sweeper, quindi è un problema. Però serviranno molti sweeper. Oh cazzo, porca troia, non mi aspettavo che mi grabbasse. Ah, siamo circondati! No, tutto il mio lavoro! Team! Ha fatto molto ridere, però intanto abbiamo perso tutto quello che abbiamo creato. Vabbè, ma il mio team è morto in 2 contro 1 su Renekton. E adesso spawno il quarto drago. Niente, persa la partita, ragazzi. Che sfiga stasera. Ci stanno andando tutti male i game. Cioè, ci stanno andando bene perché sono divertenti, però stanno andando male perché le perdiamo. Vabbè, meglio, dopo siamo contro gente più nabba, quindi facciamo così. Guardiamo il lato positivo. Peccato, raga, veramente un peccato. Quarto drago per loro. 4 anime. Cioè, 4 draghi infernali penso di non averlo mai visto. È devastante sta cosa. Danni aumentati del 12% più danni extra ogni 3 secondi adesso. Assurdo. Dai, almeno non è il drago della nuvola. Poteva andare. Io però lo distruggo Renekton. Scherzo. Mi stava per distruggere, però ho poi usato la tattica del blind. Troppe difese anche lui. Sono veramente, veramente grossi. Questo è il motivo per cui dico che Timo non è forte. Basta veramente poco per distruggerlo. Unlucky. Ora posso fare una cosa per, diciamo, far sopravvivere un po' la partita, ovvero stallare il game mettendo funghi per uccidere gli eventuali push dai nemici. Ma attenzione, ma chi è? It's Frankie Uvu, grazie mille The Raid. Buonasera, buonasera, ben arrivati. Shoutout per Frankie. Cosa avete fatto? Avete giocato a LOL anche oggi? Ma porca puttana! Erano nel cespuglio ad aspettarvi. Sono morto. Vabbè, tanto questa partita è andata. Stiamo giocando Timo full AP, ragazzi, però sono l'unico che a quanto pare è interessato a vincere in questo game. Ho 19 kill e i nemici hanno preso tutti i draghi con l'inferno. Che disastro di partita. Thresh non può tankare così tanto. Due torri sta tankando. Fermatelo. Vado. Thresh con la Warmo. Ora torna full. Vediamo. Ok, no, meno male si fa ittare. Io rimasco 37 secondi. Ma come se la faccio con Timo contro quello? Eccolo lì. Che si era full. Peccato, peccato. Vabbè, meglio di così non potevamo fare, abbiamo dato il massimo, ragazzi. L'importante è aver stompato Katarina. Lei sicuramente non si è divertita. Ah, no, la volevo uccidere un'ultima volta! Cazzo! Va bene.
Peccato, peccato, peccato per questa partita, che potevamo vincerla, ma va bene lo stesso. Forse troppi AP in squadra, hanno preso tanta Magic Resist, non lo so. Sicuramente lui è un botto. Anche no, troppa Magic Resist avevano. Vabbè, avevamo Vex, Lissandra, bot. Top damage della partita, ragazzi. Però come vedete Brand è arrivato subito dietro. Mi aspettavo che Brand mi superasse, invece no. Vabbè, vabbè. Comunque è stata una partita divertente. Sicuramente da YouTube. Peccato per il finale, ma ovviamente alla fine si soffre quando si perde. Quello sempre.